Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica chiediamo la conversione del cuore, fonte di riconciliazione e di comunione con Dio e con i fratelli. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere ed omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Ascolta, o Padre, le preghiere del tuo popolo in attesa del tuo Figlio, che viene nell'umiltà della condizione umana. La nostra gioia si compia alla fine dei tempi, quando Egli verrà nella gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal Cantico dei Cantici. Una voce: l'amato mio, eccolo, viene saltando per i mondi, balzando per le colline. L'amato mio somiglia a una gazzella o ad un geppiatto. Ecco, egli sta dietro il nostro muro, guarda dalla finestra, spia dalle inferriate. Ora l'amato mio prende a dirmi: alzati, amica mia, mia bella, e vieni presto. Perché ecco, l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata. I fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato e la voce della tortora ancora si fa sentire nella nostra campagna. Il fico sta maturando i primi frutti e le viti in fiore spandono profumo. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni presto. O mia colomba che stai nella fenditura della roccia, nei nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave, il tuo viso è incantevole. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Esultate, o giusti, nel Signore, cantate a Lui un canto nuovo. Esultate, o giusti, nel Signore, cantate a Lui un canto nuovo. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde a Lui cantate. Cantate al Signore un canto nuovo, con arte suonate la cetra e acclamate. Esultate, o giusti, nel Signore, cantate a Lui un canto nuovo. Il disegno del Signore sussiste per sempre, i progetti del suo cuore per tutte le generazioni. Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che Egli ha scelto come sua eredità. Esultati, o giusti, nel Signore, cantate a Lui un canto nuovo. l'anima nostra attende il Signore. Egli è il nostro aiuto e il nostro scudo, è in Lui che gioisce il nostro cuore. Nel suo santo nome noi confidiamo. Esultate, o giusti, nel Signore, cantate a Lui un canto nuovo. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Cari fratelli e sorelle, chiudiamo questa terza settimana di Avvento all'insegna dell'incontro. Come abbiamo ascoltato dal Vangelo, l'incontro tra Maria ed Elisabetta, due madri, la madre di Giovanni Battista, la madre di Gesù. Maria fa visita alla cugina dopo l'evento straordinario del concepimento di Giovanni Battista. E queste due madri portano in grembo due figli che avranno nella storia della salvezza un ruolo particolare. Giovanni è il precursore, colui che prepara. Gesù è il Salvatore, colui che realizza quanto Dio ha promesso fin dall'Antico Testamento, e in Lui si compiono quelle promesse antiche che Giovanni Battista ancora annunzierà e indicherà proprio realizzate nell'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Sarà lui infatti ad indicare con la sua predicazione la presenza di Cristo nel mondo, a battezzarlo nelle acque del Giordano e a far sì che avvenga un altro incontro, quello fra Dio e l'umanità. Perché in fondo il racconto della visitazione che abbiamo ascoltato non ci tramanda semplicemente un fatto che magari possiamo leggere anche come un evento, un avvenimento di cortesia da parte di Maria nei confronti della cugina Elisabetta, ma è soprattutto un avvenimento che diventa evento perché attraverso queste due madri possiamo dire si chiude l'antica alleanza per aprirsi a quella nuova inaugurata in Cristo, che nella sua morte e risurrezione sancirà l'alleanza nel suo sangue. Ebbene, la festa dell'incontro, l'incontro tra Dio e l'umanità. Addirittura la prima lettura con il Cantico dei Cantici ce l'ha fatta vedere anche attraverso l'incontro dell'amata con l'amato, della sposa con lo sposo. Un'immagine molto bella per dire come Dio entra nella storia dell'umanità e stabilisce una relazione profonda con tutta l'umanità, con ogni uomo, con ogni persona, potremmo dire con ciascuno di noi, con la nostra storia personale. Ed è bello vedere questo incontro proprio come un incontro dove ciò che fa da sfondo è l'amore. Quell'amore che ci ha cercato nella storia e che ci cerca ogni volta che ci allontaniamo attraverso il peccato. Quell'amore che è disposto a mettere in gioco tutto per ritrovare la pienezza di una vita e di una comunione. Quell'amore che proprio in Cristo ha trovato il massimo della manifestazione, che è amore redentivo, che ci permette di rinascere, di ritrovare vita, di risorgere in sostanza. E non a caso la prima lettura ci parla di primavera, siamo in pieno inverno. Ecco, la parola di Dio vuole rassicurarci che questo momento che può sembrare un momento di morte, l'inverno, quando tutto dorme, anche la natura, comunque si è protesi verso la primavera, verso la rinascita, verso qualcosa che deve tornare e per la quale ciascuno di noi si deve preparare. Fa da sfondo anche a tutto questo quadro una riflessione importante che è messa sulla bocca di Elisabetta, che esalta Maria, perché appunto lei la vede benedetta fra tutte le donne. Ma questa benedizione, questa lode, questa beatificazione che Elisabetta fa di Maria non è per le qualità umane di Maria, ma soprattutto perché ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Ecco, la parola di Dio allora ci ricorda anche oggi, guardando proprio alla Vergine Madre, che ogni cammino di fede, ogni incontro con il Signore, ma anche con i fratelli, ogni possibilità che noi abbiamo di far rinascere la vita interiore e spirituale in noi, ma anche la vita sociale, la vita di relazione, si fonda su quella fede in Dio che deve animare tutta la nostra esistenza. Ecco perché credo che avvicinandosi ormai il Natale, andando incontro al ricordo della nascita di Gesù, ma ogni volta che andiamo incontro a Cristo anche nella preghiera, nei sacramenti, nei fratelli bisognosi, ecco cerchiamo di farlo con quello spirito di fede che ha animato la Vergine Maria, proprio perché possa compiersi per noi e per tutta l'umanità ciò che il Signore ci ha annunziato. Sia lodato Gesù Cristo. Vorremmo avere in questo momento l'ansia e l'esultanza della sposa del Cantico dei Cantici, che avverte e gode la presenza dello sposo. Si degni il Signore suscitare in noi i sentimenti e le preghiere che permettano alle nostre anime di tendere a Lui sino a perdersi in Lui. Preghiamo insieme, diciamo: donaci luce, o Signore. Donaci luce, o Signore. Perché i cristiani sappiano rendere ragione della speranza che hanno riposto in Cristo e a Lui orientino tutti gli uomini. Preghiamo. Donaci luce, o Signore. Perché sull'esempio del salmista sappiamo sempre confidare e gioire in Dio, nostro aiuto e nostro scudo. Preghiamo. Donaci luce, o Signore. Perché sull'esempio di Elisabetta, che ha aperto la sua casa alla Vergine, sappiamo esercitare la virtù in una sincera e cordiale ospitalità. Preghiamo. Donaci luce, Signore. Perché le mamme siano aiutate ad offrire i sacrifici della maternità, dalla speranza che i loro figli potranno vivere in un mondo più giusto, in una Chiesa sempre più all'altezza della santità del suo fondatore. Preghiamo. Donaci luce, o Signore. Perché tutti i nostri defunti che ti hanno pregato e servito con fedeltà possano presto partecipare alla liturgia celeste. Preghiamo. Donaci luce, o Signore. O Gesù, che in Maria, tuo ostensorio vivente, sei stato portato sulle vie del mondo a conforto e salvezza delle anime fedeli, fa che il mondo intero, nelle prossime festività, ti riconosca, ti accolga e ti adori come unico e universale Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e dell'amore del tuo presente, perché diventi per noi domanda di salvezza. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accetta con bontà, Signore, le offerte della tua Chiesa, tu che le hai poste nelle nostre mani, con la tua potenza trasformali per noi in sacramento di salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore il nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Egli fu annunziato da tutti i profeti, la Vergine Madre l'attese e lo portò in grembo con ineffabile amore. Giovanni proclamò la sua venuta e lo indicò presente nel mondo. lo stesso Signore che ci invita a preparare il suo Natale ci trovi vigilanti nella preghiera, esultanti nella lode. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua bontà, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, i Santi Francesco e Chiara, San Pio da Pietrelcina, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. La pace sia con te. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ma di soltanto una parola e Dio sarà santo. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. preghiamo per la comunione a questo sacramento. Proteggi sempre il tuo popolo, Signore, perché nella piena obbedienza a te, nostro Padre, raggiunga la salvezza dell'anima e del corpo, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. O Dio, proteggi il tuo popolo, perdona i nostri errori e convertici al tuo amore, perché possiamo servirti con piena dedizione in tutti i giorni della nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Amen.